Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2, conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dopo 2 anni scopriamo che una parte della maggioranza del sindaco Lucio Greco è composta da consiglieri ricattatori, da soggetti che agiscono per bramosia di potere ed interessi personali. Greco dice che ora i suoi dubbi hanno trovato conferma. Parole pesanti quelle del primo cittadino, pronunziate all'indomani della votazione sulla composizione delle commissioni consiliari, in cui la sua maggioranza è stata battuta grazie al voto segreto di 5 dei suoi componenti. È passata quindi la griglia proposta dall'opposizione insieme a questi ribelli della maggioranza, franchi tiratori, ribelli, traditori per i fedelissimi del sindaco, per l'opposizione invece cittadini e consiglieri che vogliono fare la loro parte nell'interesse della città. Dipende dai punti di vista. Ma che farà ora il sindaco di fronte a questi compagni di viaggio che sarebbero marci? Non basta certo dire non mi farò ricattare. Rispondere a presunti atteggiamenti ricattatori con gli avvertimenti è una scelta assai qualunquista. Dire tutto insomma per non dire, o meglio per non fare nulla. Se questi consiglieri sono, come dice Greco, poco interessati al bene pubblico e più al loro interesse, se sono quindi ricattatori e soggetti che legati a poteri forti, allora il sindaco dovrebbe rompere l'alleanza rinunciando ai loro voti in consiglio. Ma lo farà mai? Al momento abbiamo solo un comunicato di pesante denuncia che contiene questo avvertimento, quello che il sindaco non si farà ricattare. E abbiamo detto che in politichese può essere tutto niente. Insomma, per fare chiarezza, è il sindaco che deve uscire dall'ambiguità, è lui che deve dire alla città come la libererà dai suoi compagni di viaggio assai discutibili. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2. Nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClick. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga. A garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. Le Farmacie Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.